Ciao, sono Luca e in questo video vedremo l'importanza della supinazione per quanto riguarda i movimenti dei bicipiti. Supinazione vuol dire fondamentalmente questo movimento qui, arrivano quindi con il mignolo più in alto del pollice. Il bicipite serve sia per flettere il gomito sia per supinare l'avambraccio. Se tu fai questo movimento vedi che il bicipite si contrae e si accorcia, quindi è fondamentale in tutti i movimenti che lo permettono, nel curl con bilanciere no, anche se comunque parentesi quando magari fai il curl con bilanciere ti dai comunque l'obiettivo di spingere più magari con la parte esterna della mano dove c'è il mignolo, così ancora da tendere verso un discorso di supinazione anche se non riesci a farlo per l'appunto con il bilanciere. Dopodiché nei movimenti con manubri elastici e ai cavi punti in maniera importante alla supinazione, non soltanto la flessione ma anche la supinazione, e ancora una volta la supinazione non la fai nella parte finale, non è che fai così poi dopo giri in maniera meccanica, ma per l'appunto dalla fase iniziale vai a flettere e contemporaneamente a supinare arrivando con il mignolo più in alto del pollice, sentendo meglio la contrazione, e nella fase di contrazione ti fermi mezzo secondo, dopodiché riparti, fase eccentrica eseguita lentamente, presa non troppo stretta per evitare che gli avambracci intervengano troppo. Se applichi tutto questo puoi avere migliori risultati, altrimenti ancora una volta rischi di fare tutto meccanicamente. Io faccio così, tipo circo, non sento niente e non ho risultati. È fondamentale per l'appunto sempre i principi di base, con anche la respirazione espirando quando vai a contrarre e presa non troppo stretta, nella fase di contrazione ti fermi per l'appunto mezzo secondo e la supinazione parte già dal basso proprio per avere un discorso di migliore contrazione e dopodiché per l'appunto anche miglior pompaggio, miglior stimolo perché il muscolo cresca a riposo. Mi raccomando, quindi nel bilanciere, ripeto, tendi verso il movimento di supinazione, poi non puoi farlo perché ovviamente il bilanciere ti impedisce di fare questo movimento, però in tutti gli altri movimenti per l'appunto vai a enfatizzare la supinazione sentendo come il bicipite si contrae in termini di pompaggio e non solo, e già che ci sei ovviamente vai sempre più a fondo per sentire effettivamente quali sono i migliori esercizi, se ti ascolti anche grazie al mio test, e qual è il giusto numero di ripetizioni, serie e quant'altro, perché i tuoi muscoli, in questo caso per appunto i bicipiti, lavorino al meglio in termini di contrazione e non solo. Quindi applica tutto, dopodiché puoi avere migliori risultati. Trovi molti miei workout al riguardo con movimenti diversi dal solito, i manubri hanno il vantaggio rispetto al bilanciere di permettere la supinazione, comunque anche il bilanciere non è da disdegnare, sicuramente può dare ottimi risultati. Parti con un 4x12, semplificando al massimo, magari in super serie, a casa per la massima intensità, magari con meno dischi, ancora una volta per sentire un ottimo pompaggio, e se non lo senti mentre ti alleni devi modificare il resto per appunto arrivare al punto in cui senti al meglio il muscolo che si contrae. Ti rimando quindi negli altri miei video, pratico con autoconsapevolezza, il video test, e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!